Per concludere, diciamo, veniamo a noi, diciamo, alla questione della fiera e Fischietto. Io ho sondato un po' il terreno, ho parlato con qualche artigiano, insomma, quest'anno è stata una debacle totale sul piano delle vendite, sul piano dell'affluenza, meno degli altri, molto meno degli altri anni, e quindi non si è venduto granché. La cosa che ti voglio chiedere, questa cosa qui, questo tenore basso quest'anno della fiera, sul piano dell'affluenza di pubblico, sul piano anche delle vendite che gratificano un anno di lavoro degli artigiani, è tutta colpa della meteorologia o, voglio dire, c'è una questione anche di format, ha bisogno di una certa innovazione, una rinfrescata questa fiera? Sono contento della domanda che mi fai, come si suol dire, perché io sai che ho lavorato molto con gli artigiani, sono stato tante volte, ho perso tante sere con loro, mi sono dedicato tanto, sono bravissimi, però a volte troppo fermi in quella che è la tradizione. A volte anche spostare la bancarella di 10 metri li può mandare in scompensi ormonali incredibili, e non parlo di donne, parlo soprattutto di uomini. Allora la questione è questa oggi. Noi dobbiamo sicuramente a una parte della meteorologia, specialmente del primo weekend, che chiaramente è stato anche quello più importante, la colpa fondamentale. Però mi sento di dire anche un'altra cosa. Io penso che il lavoro fatto di comunicazione della Festa del Fischietto quest'anno sia stato un lavoro positivo per due ambiti. Il primo, c'erano tanti forestieri, c'era tanta gente forestiera. Quelli che mancavano veramente erano i rutiglianesi. C'è tanta gente di Rutigliano che purtroppo io ho ascoltato dire: ah sì, ma sempre i soliti fischietti sono, ah sì, quello già ce l'ho, ah sì. Allora, questo è un primo approccio. Un secondo approccio, un po' più, diciamo, un po' più particolare, è che secondo me noi abbiamo cercato, come tu ben sai, anche con Fischi d'Amore, di spingere le vendite, perché per partecipare al concorso dovevi comprare un fischietto. Abbiamo fatto delle strategie di marketing proprio atte a cercare di vendere più fischietti. Oggi ci dobbiamo chiedere una cosa: ma i fischietti sono così come noi li concepiamo oggi? Per intenderci, quelli là che vediamo spesso sulle bancarelle da 4 euro, da 8 euro, da 6 euro, sono quelli che il pubblico della nostra festa vuole, della nostra fiera vuole? Perché io, forestiero, io ho vissuto al museo questi giorni, 15 giorni li ho veramente passati al museo. Stando al museo, vedevo gente che sgranava gli occhi, diceva molto bello, molto bello. Uscendo dal museo, poi, dove aveva visto 800 opere uniche molto belle, si ritrovava sulle bancarelle cose, perdonami, un po' diverse. Perché? Perché non sono le opere che sono al museo. E quindi lì nasceva un attimino questo scompenso. Oltretutto, io, così come ho detto già ai Figuli, io penso che bisognerà rivedere il sistema proprio di esposizione. Cioè, questo sistema fatto a bancarelle può avere un senso se ci sono 100 bancarelle e quindi diventa una festa piena di... Ma avendo ormai solo 8 figuri d'eco, anzi per fortuna, perché fino a poco tempo fa erano 6, esatto, oggi ne abbiamo 8 che però non tutti escono ad esporre, perché Terra Rossa non esce, la Forgia non esce, quindi abbiamo molti figuri che rimangono nelle loro botteghe. Abbiamo poche botteghe che escono e che partecipano. Allora, la prima cosa che io mi sento di dire è che i figuri devono sfruttare quella che è l'opportunità di Garanzia Giovani oggi per poter insegnare a dei ragazzi l'arte figura, perché oggi c'è questa grande opportunità. Noi abbiamo fatto un convegno, abbiamo invitato i figuri, gli abbiamo dato il materiale. Addirittura la nuova idea di Garanzia Giovani è pagare il tirocinio al tirocinante e dare anche 250 euro all'azienda che ospita il tirocinante. Quindi alla fine, voglio dire, è una bella opportunità. La seconda, secondo me, è quella di cercare di portare tutta questa gente che oggi fa lobbismo, tra virgolette, a riunirsi all'interno di una società che possa chiamarsi cooperativa, che possa chiamarsi associazione, ma che comunque possa avere l'opportunità di vendere e iniziare anche loro a vendere le opere uniche.
Noi, come tu ben sai, abbiamo spinto quest'anno i fischietti non solo a Sant'Antonio passato, li abbiamo fatti uscire a una notte bianca, gli abbiamo creato l'evento nella festa dell'uva all'interno del museo archeologico con la raccolta dei fischietti e soprattutto, perdonami, abbiamo instaurato adesso un rapporto con i comuni che partecipano all'associazione del crocifisso, dove noi già da martedì inauguriamo questa nuova cosa, andiamo al Palio del Viccio, a Palo del Colle, e abbiamo uno stand dei fischietti di Rutigliano, dove verranno a vendere i fischietti di Rutigliano al Palio del Viccio, che tu ben sai ha 50.000 presenze. Quindi stiamo facendo tanto per i fischietti e per i figuli, e che dobbiamo cercare di farlo tutti insieme. Perché non pensare? Potrebbe essere molto interessante, perché noi la festa è concentrata in un momento dell'anno che è instabile, perché è legata a Sant'Antonio Abate, eccetera, eccetera. Ma pensare a una destagionalizzazione indipendentemente, fermo restando, cioè quella il 17 gennaio con il weekend successivo, così com'è, no? Sì. Magari innovandola, sì. Cercando di renderla più appetibile, sì. più affascinante, più stimolante per i forestieri e per i cittadini di Rutigliano. Ma pensando a un'edizione estiva, sì. della Fiera del Fischietto, non l'esposizione della bancarella, sì, sì, museo, sì. Certo. A una edizione, cioè ripetere questa cosa, magari anche con un format diverso, non con le bancarelle, cioè pensarla bene questa cosa, certo. Destagionalizzandola, anche perché con un buon battage pubblicitario tu attiri tutto il turismo della costa, attiri, diciamo, gli stranieri, i tedeschi, gli inglesi, attiri le persone, i turisti del nord che si accalcano sulla costa pugliese, fai un'opera di pubblicitaria enorme e tu arrivi con Rutigliano, dai la possibilità agli artigiani di un altro momento di gratifica del loro lavoro. Questo potrebbe essere possibile, questa cosa? Purtroppo, allora, per me sì, io l'ho proposta agli artigiani già da tempo. Devi sapere che gli artigiani sono dei tradizionalisti, difficilmente si distaccano dalla loro tradizione. Loro la vedono un po' in maniera scettica, perché dice l'hanno provata qualche anno fa, è stato un flop. Qualche anno fa significa, credo, l'amministrazione di 15 anni fa, sì, però diciamo nel palazzo 7 anni. Quest'anno, quando noi siamo usciti, noi abbiamo dedicato Piazza Colamusi ai fischietti insieme alla Confartigianato durante la Notte Bianca. Loro si sono lamentati, dice, noi abbiamo venduto poco perché l'attenzione massima era presa dalla gastronomia. È vero, ma ormai la gente gira per la gastronomia anche per queste feste di paese. Noi abbiamo tre idee di marketing. La prima, come ti ho detto, la delocalizzazione, cioè andare nei paesi che fanno parte di questo circuito, e non solo quello là della festa del crocifisso, ma anche quello appena nato dei paesi del fischietto in terracotta, a proporre in vendita i nostri fischietti. La delocalizzazione tramite il Museo del Fischietto, che come tu ben sai avrà questo bookshop anche online, che quindi venderà i fischietti online. E poi la terza, quella della destagionalizzazione, così come ci siamo proposti, ma in una logica completamente nuova, che è quella di coinvolgere i paesi come Polignano e Castellano, che sono i maggiori attrattori, e cercare insieme a loro di portare i fischietti alla conoscenza. Perché la verità è questa, tutti oggi parlano, se vedono il pomo di Grottaglie, tutti quanti dicono che è di Grottaglie, immediatamente dicono il pomo di Grottaglie, molto bene, ma quanta gente è andata a Grottaglie? Quanti veramente di questi che hanno in casa il pomo di Grottaglie sono andati a prenderlo a Grottaglie? Anche a Rutigliano vediamo negozi di, come si dice, oggettistica nunziale, bomboniere, che vendono i pomi di Grottaglie e li vendiamo noi a Rutigliano. Quindi la destagionalizzazione all'interno dello stesso comune ben venga, ma noi dobbiamo iniziare a fare un grande lavoro anche per la delocalizzazione, per cercare di dare al fischietto di Rutigliano una certa fama, che è quello che poi ci ha suggerito anche Sgarbi, che è quel progetto che lui ha lanciato, con cui speriamo di andare in porto, di portare al prossimo concorso del fischietto non solo una ventata nuova, ma addirittura un grande ceramista a diciamo, fare da padre di questo concorso, così da attirare. Oltretutto io ti annuncio che noi abbiamo in corso d'opera una bella cosa
finanziato dalla Regione Puglia insieme al Museo Pino Pascali, verrà un artista del Nord Italia a realizzare un'opera qui in house, quindi qui a Rodigliano nel laboratorio del SAC, e sarà un'opera di ceramica, cioè un'opera di terracotta che resterà a Rodigliano. Un'opera che, come dire, si ispirerà alla nostra tradizione, ai nostri fischietti, ma che cerchiamo di renderla più delocalizzante, quindi cerchiamo di dargli una nuova linfa. Quest'anno, chi è questa artista? Sì, secondo me si chiama Casa Grande, però non vorrei sbagliare sul nome, ma qualcosa del genere. Un artista iperpagato, diciamo, sicuramente iperpagato. Va bene, assessore. Io ti ringrazio per questa intervista. È sempre un piacere ospitarti qui nella mia stanza. Ah no, però è la prima volta che io vengo nella tua stanza. È vero, non sono un perseguitato. Assolutamente. No, una cosa invece che il sindaco è più perseguitato da me, però. E sbagli, però, perché il sindaco però, è un bravo uomo. Perseguitato, tra virgolette, ce l'ho. No, dicevo invece. Però a differenza tua, diciamo, il sindaco, come dire, svincola, non si fa mai. Non si vuol fare intervistare. Convincilo, perché al sindaco avremo da chiedere. Una cosa cose che importanti. Ci siamo dimenticati di dire, però, Gianni, che invece è bella, è l'idea della Via degli Artisti. Che domani ci sarà la sua terza edizione e che sta diventando una, diciamo, una normale, un appuntamento importante che va a rafforzare la parte dedicata alla parte, diciamo, del collezionismo e dell'antiquariato, ma va a dare anche tante opportunità ai figuli hobbisti, che prima nessuno è, ai figuli veri, agli artisti in generale, di poter uscire a vendere le proprie opere. Grazie.